Sono 2 o 3 giorni che sulla mia homepage continuo a vedere gente che scrive: sono io il più forte da PS4. No, sono io il più forte. Guarda che sono io il più forte. Tutti a far live, ovviamente in cui loro giocano appunto delle loro normali partite, però scrivendo questo titolo che attira ovviamente tantissime persone. Insomma, alla fine quasi nessuno di loro è il vero giocatore più forte in Italia, tranne uno che andremo a scoprire in questo video. Piccola promessa, vi ricordo di lasciare un bel like al video se volete altri video di questo tipo. Inoltre iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche che trovate vicino al tasto iscriviti. Detto questo, condividete il video con tutti i vostri amici perché anche loro devono sapere chi è il più forte in Italia da PS4. Siamo su Fortnite Tracker e vediamo che il primo giocatore da PS4 più forte d'Italia si chiama WallyGotLike96. Aprendo il suo profilo vediamo che ha 1782 vittorie, il 27% di vittorie per partita, 19.000 kill e 4.12 come KD. L'unico suo problema è che non ha un canale YouTube, non si trova da nessuna parte, cioè è un normalissimo giocatore, quindi purtroppo non posso prendere le sue clip. Anche se lui è il miglior giocatore in termini di vittorie, non di KD, di percentuale di vittorie o di kill. Lui, vi dico la verità, non ha nemmeno troppe kill e non ha nemmeno una percentuale di win di KD assurda. Secondo me invece camper abbastanza perché ha 1800 win quasi con un KD veramente veramente basso per essere il primo in Italia da PS4. Mentre se passiamo al secondo, Nico For Zero ha leggermente leggermente meno vittorie di quello di prima, mentre ha il 30% di vittorie per partita, 25.000 kill e 6.17 come KD, dei risultati veramente molto buoni. Purtroppo però anche lui dovremo tralasciarlo perché non posso mostrare i suoi video dato che contengono delle canzoni con del copyright sotto. Ma andiamo subito a chi ci interessa veramente, ovvero Orco Gaming. Questo è uno streamer youtuber, una volta lo seguivo abbastanza su YouTube, ora penso che si sia spostato su Twitch, ha 7 come KD, quindi non male, vuol dire che ogni morte fa 7 kill, veramente molto molto buono, ha 30.000 kill e ha una percentuale di vittorie del 26%, oltre alle 1500 win. Ha una percentuale di vittoria leggermente leggermente più bassa rispetto ai primi giocatori, ma lui è il giocatore più bravo da PS4 in Italia che fa appunto dei video, delle live, insomma, che si è fatto un pochettino conoscere. Andiamo a vedere il suo canale YouTube che si chiama Orco Gaming, ha circa 20.000 iscritti e scopriamo che qui ha praticamente caricato solo live oppure degli spezzoni appunto di partite. Il suo video più visto è di Dark Souls e l'altro di Overwatch, mentre il video che a noi interessa di più è il mio record di kill in solo, partita assurda. Andiamo a vedere qual è il suo record di kill in solo. Andiamo a vedere quanti kill ha fatto. Fatto 19 kill, un ottimo risultato. Penso che il migliore d'Italia abbia fatto 29 kill, non vorrei dire una cavolata, però da PS4 è sicuramente un ottimo risultato. Andiamo a vedere quando ho fatto le kill. È atterrato a Parco Pacifico. Aspetta, aspetta, aspetta. Sbaglio o c'era la mitraglietta? Ah, il video del 3 gennaio. Il gioco era molto vecchio, no? Perché dicevo, la mitraglietta questa qui bianca non esiste, cioè c'è solo la silenziata bianca. E infatti anche i suoni delle armi erano molto molto diversi. La prima kill in questo modo con la mitraglietta. Adesso ho trovato anche il pompa verde. Andiamo a vedere come farà la seconda kill. E seconda kill molto molto veloce. 112 di headshot e niente, seconda kill abbastanza buona. Andiamo a vedere una doppia che fa dopo la seconda kill. Eccolo qui il primo e gli toglie 60-60. Mentre l'altro giocatore in teoria è dentro la casa. Dovrebbe essere dentro la casa. Vediamo. È alla sua sinistra in questo momento. Esatto, 100, 110 di headshot mi sembra. Molto molto buono. Sta arrivando un altro da fuori, se ne è accorto. 60, ho 54 e 80. Perfetto. Andiamo invece alla sesta kill. Che fa in questa maniera. Molto. Ah no, finiscono i colpi del pompa. E fa la sesta kill con l'assalto. Molto molto buono. Ora ho trovato il pompa blu e messo veramente molto bene come equipaggiamento. E la settima kill la No, fa in non ti maniera. puoi challengeare, devi esplodere. Tranquillo, Wizard. Scusa se non te cago troppo, ci ma stamattino. Cos'è che ha detto in questo punto? Vai tranquillo, Wizard. Il video del 3 gennaio, ancora Wizard qui non era diventato famoso, non era diventato conosciuto. E seguiva Orco. Vediamo come farà invece l'ottava kill. Bam!
262 di headshot col cecchino. La nona kill di Lanciarazzi. Andiamo a vedere invece come farà la decima kill di questo game. Ok, ci sono delle persone che stanno sparando da S, da sud. Andiamo a vedere. Tira fuori il Lanciarazzi. Lo vede davanti a lui. Prende uno con l'assalto. Vediamo l'altro. Un'altra cecchinata in headshot. E comunque, se qualcuno dicesse automira, l'automira, quando tu appunto miri da PS4, ti va sul corpo della persona, perciò non ti va direttamente sulla testa. Chi riesce a fare headshot ha capito esattamente come funziona l'automira e sposta un pelino l'analogico in su quando mira. Vediamo come fare invece la dodicesima kill di questa partita. Al cecchino in mano. E vedi uno davanti? No! Come l'ha preso? E vedi uno davanti? Non mai visto, davvero? Ancora. Questa è proprio bella. Questa proprio bella. Questa cecchinata assurda ha fatto 100 e qualcos'altro. Poi da questo video purtroppo non si vede benissimo, la qualità non era altissima. Andiamo a vedere invece questa doppia che sta per fare in questo momento. La 13esima e la 14esima kill. Che è successo? Ha tirato una laggata assurda al suo gioco. Ah no, era un bug di YouTube, ok, perfetto. Un'altra cecchinata assurda, veramente lui è una bestia con il cecchino. Ne vedo un altro che sta entrando dalla safe. Adesso probabilmente uscirà verso 195. Va incontro. Ricordiamoci che ha il pompa viola. Cos'era il pompa viola? Il pompa automatico viola. Bella kill anche questa. Cos'era il pompa automatico viola? Ma chi l'ha mai visto? Andiamo a vedere invece la 15esima kill che sta per fare in questo momento. Sempre con il cecchino? No? Questa volta la farà di Lanciarazzi. Bella. Trova lo scaracca. È impazzito. È impazzito. La 16esima kill sta per fare in una maniera molto bella. Dovrebbe farla di Lanciarazzi, se non sbaglio. No, invece di pompa. È 18 col pompa. E comunque una volta vi assicuro che le hit entravano molto più facilmente. L'hitbox era più grande quando giocavo io ed era molto più facile prendere i nemici. Quindi se vedete che fa cose per oggi molto complicate, lì era anche un po' più facile. Però di poco, non è che era una cavolata fare quello che fa lui, è comunque bravissimo. Siamo a 16 kill, adesso sta per fare la 17esima, vede probabilmente una persona nord-ovest, ricordiamoci che ancora qui il gioco non era in inglese, 104 di cecchinata, però non era un headshot. Qui ancora non esisteva appunto la traduzione del gioco in italiano, quindi se vedete in inglese, perché ancora il gioco italiano non esisteva, qui ancora non esisteva nemmeno pinnacoli pendenti. Fuck. Siamo a 17 kill, sta per fare un'altra doppia, gli sparano con i lanciarazzi, ma lui non demorde. Guardate com'era l'airdrop. Fa esplode così, amico, sozzo. Guarda, boom. Bella anche questa. Vabbè, questa kill molto facile però. Quell'altro era stato fermo. E ricordiamoci che erano anche i primi mesi di Fortnite, quindi la gente non è che era proprio fortissima. Vediamo invece come farà la 19esima kill. Due lanciarazzi. Due colpi, tre colpi. Poi gli spara anche con lo Scar. Vabbè, ormai non c'è più... c'è più niente da fare. È stato eliminato. Però gli sparano anche con il cecchino. Siamo in endgame. Mancano solo due persone e pochissimi secondi alla safe. Attenzione, voglio vedere come finirà. Sono curiosissimo. Ancora non ha visto dov'è l'altro player. Che fortuna. La safe si chiude esattamente dove lui. Questa però anche fortuna. Prova a mirare nei cespugli. Sta usando uno dei 5 trucchi che ho detto appunto nel video dei 5 segreti di Fortnite, uscito pochi giorni fa. Ovvero quello di mirare un cespuglio, spostare la visuale e vedere se la visuale rallenta quando sei sul cespuglio. In questo modo vuol dire che stai mirando ad un giocatore. Prova a sparare in qualche albero qua intorno. Là c'è un airdrop, madonna, l'airdrop rosso. Me lo ricordo ancora. E al limite con la safe, non si sa se si deve muovere oppure no. Ok, gli spara dalla montagna a ovest, penso che l'abbia visto. Vediamo un po' come reagisce. Cosa? 19 fucking kills, signori. È morto con la tempesta. Dai, vabbè, però
Però questo è proprio fortuna, eh. Comunque 19 kill, niente male, veramente tante. E questo appunto è il suo record personale. Oltre alle sue statistiche che sono incredibili, questo secondo me è il giocatore in assoluto più forte da PS4. Non secondo me, ma anche secondo Fortnite Tracker, ovviamente, che fa video. Perché il giocatore singolo, quindi che non fa video su YouTube, che non fa le live, quello che abbiamo visto all'inizio, potrebbe essere più forte di lui. Anche se guardando tutti i primi, a livello di KD non lo batte nessuno. Guardate, lui al KD di 7, il primo al KD di 4, il secondo al KD di 6, il terzo al KD di 4 e il quarto al KD di 4,26, quindi non è che sia proprio... Vi faccio vedere altri nomi dei migliori giocatori italiani, tutti da PS4, sono appunto questi qui. Non so se ne conoscete qualcuno. E quindi niente raga, per questo video tutti vi ringrazio tantissimo di averlo visto fino a questo punto. Commentate qua sotto dicendo secondo voi chi è il miglior giocatore da PS4. Secondo voi, ovviamente questo è secondo le statistiche, quindi il giocatore oggettivo più forte di PS4. Ma vediamo chi è il vostro giocatore soggettivo più forte. Inoltre vi ricordo di condividere il video con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, attivate la campanellina delle notifiche e lasciate un bel like al video se ne volete altri, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao Giurma.